Siamo con Davide Milani, prevosto di Lecco. Nel giorno del suo compleanno si è fatto, come l'ha definito lui, un piccolo regalo, che tanto piccolo non è perché lo vedete alle nostre spalle. È l'annunciazione del Doge Grimani di Tintoretto, un'opera che viene vista quest'oggi per la prima volta in pubblico. Sì, è la prima vera grande mostra a cui questo quadro, appunto un capolavoro ritrovato, diventa protagonista. Un quadro che è di proprietà di un collezionista, sta nella casa di un collezionista, e per mille vicende che, quando vedrete vedere l'opera, le nostre guide, i ragazzi delle scuole superiori di Lecco, vi racconteranno. Abbiamo la possibilità, appunto, in questa mostra di ritrovare questo capolavoro straordinario dalla storia artistica universale. È un regalo che viene fatto alla città in occasione del Natale per dare a tutti la possibilità di scoprire qual è il significato originario alla base del Natale. Tutti a Natale fanno festa, tutti a Natale si scambiano regali, e molto spesso è diventata una consuetudine senza sapere qual è il motivo originario. Il motivo originario è questo Dio che entra nella storia e attraverso il sì di una donna, la proposta che l'angelo fa a una donna, e cambia la storia dell'umanità. Ecco, questa esperienza viene proposta dalla parrocchia San Nicolò, dalla comunità pastorale Madonna del Rosario, per ritrovare il senso originario del Natale, senso davanti al quale poi ognuno può decidere un po' cosa fare. Ecco, però è doveroso, visto che a Natale il fatto della Natività sconvolge un po' la storia, di raccontare questa pretesa, di raccontare il motivo per cui a Natale facciamo festa. Tra l'altro sarà San Nicolò domani, di conseguenza il patrono anche di questa città, perciò il quadro sarà visibile pubblicamente da domani, 6 dicembre, fino al 2 di febbraio. Anche questa è una data non scelta a caso. Sì, è incastonata quest'opera tra due date simboliche, la festa della città, San Nicolò, e il 2 febbraio, che è la festa della presentazione di Gesù al Tempio, è la festa che dal punto di vista liturgico conclude il ciclo del Natale. Quindi in mezzo c'è il Natale, ma all'inizio c'è la festa della città, e questa data significativa. Ecco, è un regalo che tutti possono farsi venendo qui a visitare quest'opera, portando gli amici, vivendo questa esperienza guidata, lo dico ancora una volta, ogni visita sarà guidata dai ragazzi delle scuole superiori che hanno fatto un percorso di formazione e sono bravissimi. C'è anche molta tecnologia, c'è molta multimedialità, non si tratta solo di venire a vedere un'opera, ma di fare veramente un'esperienza, un percorso. E c'è anche un catalogo. C'è un catalogo con la descrizione artistica dell'opera, con la spiegazione del perché di questa iniziativa, la spiegazione dell'allestimento, e con quattro testi sorprendenti. Il cardinale Angelo Scola, la regista Liliana Cavani, l'attore Giacomo Poretti e lo scrittore Vitali si mettono davanti a quest'opera e si lasciano provocare, quindi un catalogo molto prezioso. E allora ringraziamo Don Davide Milani, rinnovando anche gli auguri per un buon compleanno, che più buono di così non poteva essere. Certo, è un privilegio quello che ho, gli auguri della città, gli auguri anche di Lecco FM, di tutti voi. Se volete farmi un regalo, venite a visitare l'opera.